carissimi amici e amiche siamo alla seconda puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo detto romano tridentino la volta scorsa come ricorderemo abbiamo analizzato l'ampissima introduzione che o meglio la prefazione che il testo fa al corpo poi del nel catechismo oggi chiaramente cominciamo a introduci subito nella parte prima, ossia la fede e il suo simbolo, cioè il credo. Credo di aver accennato la volta scorsa che tutti i catechismi hanno sempre una struttura standard: credo, comandamenti, sacramenti, preghiera, che è un pochino la, la somma e la sintesi della, della vita cristiana. Non vorrei dilungarmi troppo perché il testo è abbastanza corposo, mi ci attende un lungo cammino, e procedo subito con l'inizio della lettura della, della definizione del suo simbolo. Definizione della fede. Le Sacre Scritture attribuiscono al termine fede molti significati. Noi ne parliamo come di una disposizione in forza della quale Prestiamo assenso completo alle verità divinamente rivelate, manifestate. Che una tale fede sia necessaria al conseguimento della salvezza, nessuno potrà porlo seriamente in dubbio, specialmente ricordando quanto è scritto, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Essendo infatti la meta proposta all'uomo per la sua beatitudine troppo sublime per poter essere raggiunta dalla capacità della ragione umana, era necessario riceverne conoscenza da Dio. Ora questa conoscenza è appunto la fede e la sua efficacia fa sì che riteniamo per certo quanto l'autorità della Chiesa nostra Madre ha dita come rivelato da Dio. Essendo, no scusate, in nessun fedele infatti può nascere dubbio intorno a verità di cui Dio per essenza è garante. Così appare chiaro la differenza che corre tra questa fede prestata a Dio e quella riposta negli scrittori della storia umana. Essa varia notevolmente per estensione, intensità, dignità. È detto infatti nelle sacre scritture: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? E altrove è grande la tua fede. E ancora, accresci la nostra fede. Infine, la fede senza le opere è una fede morta. E la fede opera attraverso la carità. Tuttavia, la fede è sempre genericamente la stessa e ai molteplici suoi gradi conviene la medesima natura e il significato della definizione quanto poi essa sia fruttifera e quanto beneficio ne ricaviamo sarà spiegato nel commento dei singoli articoli oh, quindi vediamo amici no eh, lo stile bello di questo, di questo catechismo eh, che dovrebbe abbastanza piacere anche ai, ai moderni perché vedete che è, uno stile, che è uno stile discorsivo lo stile domanda e risposta fu una diciamo così invenzione di Sampio adesimo. prima c'era questo ora già in questo articolo abbiamo in questo numero, il numero 9 abbiamo visto delle cose molto molto importanti numero 1 io faccio sempre un pochino di eh, stress, quindi sottolineo qualcosa. Stress in inglese, eh, stress significa accento, non che vuoi stressare il prossimo. Uno, assenso completo alle verità divinamente manifestate. Quando siamo dinanzi ad una verità di fede, L'assenso deve essere completo, esempio: Dio mi ha creato. Mi ha creato Dio. Il primo articolo del credo è creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Quindi, sì. Ma i darwinisti dicono che veniamo dalla scimmia, come dire, se anche un angelo del cielo. È rivelato che Dio è creatore? Il discorso è chiuso. Gesù Cristo è Dio? Sì. La Madonna è sempre vergine? Sì. La Chiesa è di istituzione divina? È una santa cattolica apostolica? Sì. L'inferno esiste? Sì. Il paradiso esiste? Sì. I sacramenti sono sette? Sì. I comandamenti sono dieci? Sì, eccetera, eccetera. Questo ho fatto un, un elenco, come dire, non esaustivo e esemplificativo delle principali verità di fede, di, di alcune verità di fede. Dinanzi a queste cose, più in basso c'è scritto in nessun fedele infatti può nascere dubbio intorno a verità di cui Dio verità per essenza è garante qui ripeto sempre le stesse cose cioè, guardate che non pensiate come pensate, ma la fede ah, siccome la fede ha oggetto cose che ci trascendono quindi che non sono oggetto dei sensi ed è per definizione indimostrabile perché se, se, se c'è la visione o se c'è la dimostrazione la fede non c'è più ma ciò nonostante, fatevi sempre una domanda. Tu credi più al fatto che 2 più 2 fa 4 o che la Madonna è immacolata? Perché se credi di più che 2 più 2 fa 4, stai fuori strada. Perché è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che la Madonna non sia immacolata. Sapete perché? Perché che 2 più 2 fa 4 si poggia sull'evidenza. L'incontrovertibilità dell'evidenza, ma che la Madonna Immacolata si fonda sulla verità per essenza che è Dio, che sta al di sopra dell'evidenza ora, le conoscenze relative alla fede, come viene spiegato, sono necessarie. Perché senza di queste in paradiso non ci andiamo, non possiamo conseguire il fine per cui siamo stati creati, cioè la beatitudine. D'accordo? E poi ci sono la citazione di tutti quanti quei passi nella Sagra Scrittura, poca fede, grande è la tua fede, accresci la nostra fede. Ecco, la fede deve essere grande, deve essere figlioli miei cari. Cioè, ha detto che ci sono gradi e gradi di fede e anche tipi e tipi di fede, no? Ma la, come dire, la nozione principale di fede è questa: assenso completo alle verità divinamente rivelate. Poi c'è anche la fede fiduciale come, come la chiamava San, Sant'Agostino, no? eh, quindi per esempio ci credi nella divina provvidenza, ci credi che Dio si prende cura di te e ti assiste in ogni... anche queste però, queste dinamiche diciamo così esistenziali della fede, si poggiano sempre su una verità di fede. perché Dio si prende cura di te, perché ti ha creato per amore, ti ama e quindi è chiaro che si prende cura di te. Non si muove voglia che Dio non voglia, perché Dio è la causa prima di tutte quante le cose, quindi tutto quello che accade o Dio lo vuole o Dio lo permette. Quindi anche le dinamiche esistenziali della, della fede non esisterebbero se... Non avessero un fondamento eh, solido sulle verità di fede. Quindi, paragrafo 10. I cristiani devono dunque conoscere, in primo luogo, le verità che, animati dallo Spirito Divino, i santi apostoli, maestri e tutori della fede, distribuirono nei dodici articoli del simbolo. Avendo infatti essi ricevuto dal Signore l'ordine di andare quali Suoi ambasciatori nel mondo intero ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura, decisero di redigere una formula della fede cristiana che permettesse a tutti l'unanimità del sentimento e della professione e rimuovesse ogni possibilità di scisma tra i chiamati all'unità della fede, perfezionandoli nell'unità dello Spirito. Di spirito e di credenza, e dopo averla composta, gli apostoli chiamarono questa professione di fede e di speranza cristiana simbolo sia perché risultante dalle vere sentenze messe dai singoli in comune, quindi simbolo vuol dire si un ballo, no? quindi riunisco insieme, getto insieme, sia perché di essa avrebbero potuto servirsi quasi di sigillo e di parola d'ordine. Per distinguere facilmente i disertori e gli intrusi, falsi fratelli, in Galata di 2 4, intenti ad adulterare il Vangelo, Corinzi 2 Corinzi 2.17, da coloro che si erano arruolati sinceramente nella milizia di Cristo. Ora, il commento a questo articolo è facilissimo. Domanda a chi ascolta questa povera catechesi: il credo lo sappiamo a memoria? Ah, perché credo bisogna saperlo a memoria specialmente il simbolo apostolico che è più breve i dodici articoli sapete che qui viene fondamentalmente accettata perché viene evocata quella tradizione di origine molto antica che dice che il simbolo che appunto è composto di dodici articoli il simbolo apostolico si chiama così è stato composto appunto dai dodici apostoli la tradizione dice che ciascun apostolo ha formulato un articolo, poi sono stati messi ordinatamente insieme ed è nato appunto il simbolo, dove lì proprio in nuce perché il simbolo di Niceo Costantinopoli, che è quella che diciamo durante la messa domenicale, è sorto fondamentalmente in base a due eresie: l'arianesimo, che negava la vera divinità di Cristo, e quelli che si chiamano tecnicamente gli pneumatomachi. Questa è una parolona che viene dal greco, pneuma. Pneumato significa spirito. Eh, machia significa guerra in greco. Quindi sono quelli che fanno guerra allo Spirito Santo. Quindi, Perché dopo aver negato la divinità di Cristo, altri negavano la vera divinità dello Spirito Santo, gli pneumatomachi. E infatti a, a Nicea ci fu la dichiarazione della vera divinità di Cristo. A Costantinopoli ci fu la dichiarazione la vera divinità dello spirito santo anche se un grande eh, protagonista del concilio di costantinopoli che è uno dei miei teologi, prefer teologi preferiti che è san gregorio di nazianzo se ne andò perché disse che le proposizioni erano un po troppo 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 blande perché lui voleva che si dicesse anche dello Spirito Santo, che è della stessa sostanza del Padre e del Figlio. E invece hanno detto soltanto che è Signore, quindi Chirio, su di osso, chi è di Dio e dà la vita. Sì. Dice, dobbiamo dire che è della stessa sostanza del Padre, non l'hanno fatto, ha preso e se n'è andato. <ride> per me un mito, d'accordo. Viva Gregorio Dinazianzo, sangue Gregorio Dinazianzo. Comunque, il simbolo, io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Vedete che è breve, credo in Dio che è Padre, che è Onnipotente, che è creatore del cielo e della terra. Già qua sarebbe da meditare, capite? Il, il simbolo è anche una, come dire, una formulazione proprio ristretta. Cioè, che poi se tu lo dilati, eh, finisce più. E infatti il Catechismo lo dilata, lo commenta punto per punto, no? e in Gesù Cristo suo unico figlio, nostro Signore, anche qui, suo unico figlio, nostro Signore. Poi tutta la storia, il quale fu concepito di Spirito Santo, non come noi, nacque da Maria Vergine, quindi la Madonna è la sempre vergine. Patì sotto Ponzio Pilato, quindi ha sofferto veramente. Fu crocifisso, morì, fu sepolto. discese agli inferi. Questo non c'è addirittura nel credo di Michel Costantinopoli, ma è un articolo molto importante. Il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo: siede alla destra di Dio, di Dio Padre Onnipotente, di là per giudicare i miei morti. Qui è detto tutto. Credo nello Spirito Santo. La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risoluzione della carne e la vita eterna. Questo, amici cari, dobbiamo, dobbiamo eh, imparare a memoria. E tra l'altro raccomando, tutti i maestri di spirito: il credo va recitato diverse volte al giorno. Eh, se, 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 se possibile, il rosario va sempre cominciato con il credo. Sempre no, non ho. Sì, se l'ho una corona qui eh, sta dietro. Avete visto che la corona ha una croce, poi c'ha una pallina, tre palline e un'altra pallina. La croce, è che tu ti fai il segno della croce e con la croce in mano reciti con gioia, con fede, con fierezza, con confessione, il credo poi c'è il pater, le tre ave maria che secondo la tradizione servono a chiedere la custodia della fede, la custodia della speranza e la custodia della carità, le tre virtù locali e poi si comincia il rosario Dio viene a salvarmi, un'altra pallina che è gloria, Signore viene presto in mio aiuto gloria al padre, al figlio e allo spirito santo e si cominciano l'enunciazione dei misteri, il credo fa parte anche della, delle preghiere del mattino e della sera che sono tuttora obbligatorie per tutti, eh. ma il credo è il top cioè, noi ci gloriamo di professare la nostra santa fede divina e cattolica, paragrafo 11. Tra le molte verità proposte dalla religione cristiana fedeli, a tutte e singole le quali occorre prestare sicuro e incrollabile assenso, la prima ed essenziale, quasi fondamento e ricapitolazione di tutta la verità è quella che Dio medesimo ci insegnò intorno all'unità. Dell'essenza divina e alla distinzione delle tre persone, nonché alle azioni, che in singolar modo a ciascuna di esse sono attribuite. Qui va il parroco, mostrerà come la dottrina riguardante tale mistero sia compendiata nel simbolo degli apostoli. Finisco il paragrafo, poi commentiamo. Come già notarono i nostri padri, che studiarono con pietà e amore l'argomento, essa appare distribuito in tre parti principali. Nella prima è studiata la prima persona della natura divina e l'opera mirabile della creazione. Nella seconda, la seconda persona e insieme il mistero dell'umana redenzione. Nella terza, infine, la terza persona, principio e sorgente della nostra santità. Il tutto condensato in molteplici opportune sentenze. Questo Secondo una consuetudine dei nostri padri frequentemente seguita, queste scusate sono chiamate articoli. In realtà come le membra del corpo sono distinte mediante articolazioni, così in questa confessione di fede è rettamente e lucidamente chiamato articolo ogni inciso che per se stesso e indipendentemente dal conseguente vuole il nostro senso. Allora, siccome qui parla del parroco che deve mostrare come la dottrina, allora abbiamo sempre chiari... Alcuni punti è eh. Dio è uno. Uno significa che ce ne sta uno solo, non ce ne sono altri. E che, però, la, plur la pluralità delle persone divine forma una unità inscindibile. Clarus? Queste tre persone non si possono dire molte cose sul mistero della tantissima dività in questo mondo. Poi speriamo che quando lo vedremo. Sono uguali l'una all'altra senza nessuna differenza. Non c'è più grande, più piccolo prima o dopo, salvo quello che si chiama in teologia trinitaria la differente relazione di origine: cioè, il Padre è innascibile perché è, e punto. Il figlio è generato dal padre, quindi il figlio è dal padre. Lo Spirito Santo procede da entrambi. Fine delle differenze nella Santissima Trinità. Ora però, a queste persone, si dice ai bambini del Catechismo, per esempio, io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Domanda che faccio volutamente. Quindi il Padre è onnipotente, quindi il Figlio non lo è e lo Spirito Santo non lo è. Il Padre ha creato il cielo e la terra. Perdonatemi se faccio un esempio, mi perdoni anche la Santissima Trinità per far capire, no? Quindi il Padre ha creato e il Figlio e lo Spirito Santo che stavano a fare mentre il Padre creava. Allora. Tutti e tre sono onnipotenti, senza nessuna differenza e tutti e tre erano impegnati nell'opera della creazione. Perché allora si dice Credo in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra? E perché essendo il Padre l'origine della divinità, perché è nascibile? Quindi è lui che come dire è la prima delle tre persone, quindi quella che è l'origine delle altre due. Attenzione il fatto di essere origine. Non determina nessuna inferiorità delle altre due. Questo è un concetto che dobbiamo tenere assolutamente bene in testa. Eh? Non è che dice, siccome è l'origine, beh, se è l'origine, è un po' più importante degli altri due. No, no. però è comunque l'origine. Quindi, che cos'è la creazione? La creazione è originata. Dall'opera creativa di Dio è un'operazione, la più grande operazione che Dio ha fatto fuori di sé, ad extra si chiama tecnicamente. Quindi, come la Trinità ha origine dal Padre, così la creazione viene si dice attribuita al Padre. Ok? Si chiamano tecnicamente in teologia attribuzioni, cioè azioni che sono proprie come tutto nella Santissima Trinità di tutte le persone divine, ma per ragioni di una certa convenienza vengono attribuite ad una persona divina. Ok? Questo è quello che devono spiegare i parroci. <ride> okay. eh, viceversa, per esempio, eh, l'incarnazione non è una attribuzione perché l'incarnazione è un'opera che ha fatto solo il figlio, cioè si è incarnato il figlio. Non è corretto dire, ah, si è incarnato il figlio, ma anche il Padre e lo Spirito Santo. No, il, il Padre e lo Spirito Santo non si sono incarnati. Erano tutti e tre evidentemente eh, coinvolti nell'atto dell'incarnazione. Tutti e tre. Perché il Padre invia il figlio, il figlio è colui che si incarna ma viene concepito per opera dello Spirito Santo, c'è cioè tutta la Trinità è in azione, ma chi si è incarnato è il Figlio, perché questa è un'azione ed un'operazione propria del Figlio. Se uno dicesse il Padre si è incarnato, anatema sit, lo Spirito Santo si è incarnato, anatema sit. Attenzione che cioè, non dobbiamo... Oh, eh, i, I grandi simboli antichi dicono che la professione della retta fede è la prima condizione fondamentale per raggiungere la, la salvezza. Eh. Per cui, cioè voi capite, no? oggi soltanto il cristianesimo adora Dio come uno e trino, le altre religioni no. Quindi le altre religioni sono oggettivamente nell'errore, anche l'ebraismo e il, i musulmani, che adorano un solo Dio. Perché Dio non è da solo, anche se è uno solo. Dio è Trino, non è un optional questo qui. Dice, vabbè, fa, fa niente, tanto comunque credono in un solo Dio, quindi che è Trino, che ce fa? Ma come che ce fa? <ride> Quindi capiamo quanto è importante, no? Quindi la Chiesa ha il compito di andare e predicare il Vangelo a ogni creatura, battezzandolo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E eh, noi non possiamo imporlo, ma dobbiamo dirlo a tutti. Perché, ripeto, la, la Chiesa ha una conoscenza di Dio vera anche se imperfetta. Cioè noi possiamo dire queste cose. Le cose che ho detto, guardate, scusate sulla, sulla, sul fuoco. Eh. Noi sappiamo questo della Santissima Trinità. Non è un granché, è abbastanza. E con questo cominciamo l'articolo primo. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Significato dell'articolo paragrafo 12. Ecco il senso racchiuso in queste parole. Ritengo con certezza e riconosco senza ombra di dubbio che vi è un Dio Padre, cioè la prima persona della Santissima Trinità, il quale nella Onnipotente sua virtù trasse dal nulla il cielo la terra e quanto è contenuto nell'ambito del cielo e della terra. Egli regge e governa tutto il creato. Domanda. Questo è. Questa è la formulazione di fede, no eh, tu gli dai un assenso più. Tu ci credi? Trasse dal nulla il cielo, la terra. E quanto è contenuto nell'ambito del cielo e della terra, e conseguentemente, oltre che il creatore, è anche provvidente, regge e governa tutto il creato, che facciamo, amici cari? Ci crediamo a questo qui? Ne solamente credo con il cuore in Lui e lo confesso con le labbra, ma aspiro a Lui con il fervore e l'amore più intensi come al sommo e perfettissimo bene. Questa è in breve una prima delucidazione dell'articolo, ma poiché quasi ogni suo vocabolo nasconde sublimi misteri, occorre che il parroco, diceva sempre con noi, vi consacri attentissima considerazione affinché il popolo fedele ascenda pavido e tremante a contemplare la gloria della maestà divina entro i limiti stabiliti da Dio e riproviamo un'altra volta a fare il parroco allora, perché qua ci esorta sempre l'onnipotenza allora, divina che trae da nulla il cielo e la terra guarda sta scena, contemplala e rinnova la tua fede in questo, egli regge e governa tutto il creato. La mia vita, la tua vita, è ininterrottamente retta e governata dalla divina onnipotenza. Capite che significa questo qui? La divina onnipotenza significa che tutto quello che accade nella tua, nella mia vita. Non si pensi mai che accade senza il beneplacito intenzionale o quantomeno permissivo dell'Altissimo. Non c'è nulla. Seconda cosa aspirare a lui con il fervore e l'amore più intensi come al sommo e perfettissimo bene questa disposizione è chiaro che nasce dalla contemplazione perché il fatto che tu ci sia ed oggi per una strana di incidenza ci si va a collegare con la meditazione fatta stamattina per chi l'ha sentita, no? Il fatto che tu ci sia, il fatto che io ci sono, tu e io siamo un atto vivente di amore di Dio, pensati e voluti con un atto particolare e distinto. Quindi la mia esistenza non è stata permessa da Dio, è eh? la tua. È stata voluta, ha voluto proprio me, così come sono fatto, ha voluto te, così come sei fatto, fatta. Già basterebbe questo per infiammarsi di amore, di fervore? Cioè, ci rendiamo conto che cosa sia un atto creativo di Dio, ma cioè, oh, io 60 anni fa eh, non c'ero. La mia anima l'ha fatta l'altissimo, non l'hanno fatta mio padre e mia madre. I padre e mia madre hanno dato la, la materia contaminata all'anima infusa dall'altissimo, purtroppo è, è contaminata, Scusa, sono contaminato pure io, come tutti. Sapete no, come succede? Eh, noi siamo stati pensati eternamente da Dio, ma creati eh, nel momento in cui c'è stato il concepimento. Quindi è in quel momento che Dio ha dato l'essere alla nostra anima, che certamente ha conosciuto e pensato da sempre, ma è quel momento che è nata, che, che è stata creata. e c'è un nanosecondo forse un picosecondo quindi un istante impercettibile in cui quell'anima è stata purissima nell'attimo in cui è uscita dall'altissimo un istante e poi succede quello che succede quindi è chiaro che la contemplazione profonda della creazione, cioè anche vedendo tutto, tutto intorno, tutte le cose sono state create per noi, tutte le bellezze che noi vediamo nel creato sono state create per noi, per il nostro diletto, per la nostra gioia, per la nostra felicità. Eh, io tante volte ho detto che è colpa grave quando si godono delle bellezze del creato e non si rivolge almeno un pensiero, il cuore, l'affetto al creatore. Il mare l'ha creato l'altissimo. Chi piace, no? l'estate si spera che sia finita, che pare che sta facendo dei colpi di, di coda. I monti li ha creati lui, i fiori li ha creati lui, gli alberi li ha creati lui. Ma se non voglio, non voglio, non voglio, non voglio continuare, no? Quindi solo la contemplazione di fede dell'opera della creazione dovrebbe farci impazzire. Andiamo però al paragrafo 13, valore e significato della parola credo nel dominio della fede cristiana. Io credo, adesso qui fa proprio l'analisi impressionante, eh? io credo, e vi faccio, faccio l'anticipo, in Dio Padre, e si dilunga onnipotente creatore del cielo e della terra e narrerà qui della creazione degli angeli creazione dei venti quindi fa proprio adesso il focus su ogni singola parola cominciamo io credo qui il verbo credere non significa reputare eh? credo che, che le cose stiano così no stimare Credo in lui, cioè eh, ci credo in quel politico. No, opinare. Ma credo che secondo me le cose stanno così, no? Bensì, secondo l'insegnamento della Saga Scrittura, significa il sicurissimo assenso, in virtù del quale l'intelligenza aderisce con fermezza e tenacia a Dio che rivela i propri misteri intelligenza che aderisce con fermezza e tenacia perciò chi crede nel senso qui inteso possiede indubbia e nettissima convinzione di qualcosa se tu c'è la fede appena apprendi che una cosa è una verità di fede o di morale Immediatamente la fai tua e adegui pensieri, desideri e azioni a quella verità di fede. Per forza, riprendo la lettura, ne si pensi che la conoscenza insita nella fede sia meno sicura, già accennato da me prima per il fatto. Che le realtà proposteci cioè a credere sono invisibili. Perché se la luce divina, che ce le fa percepire, non le fa raggiare nell'evidenza, non permette tuttavia che ne dubitiamo, guai! Eh? Ripeto: è peccato mortale il dubbio di fede. Perché chi dubita di fede sta dicendo che Dio non è. Assoluta verità, e questo non è vero il medesimo Dio, prosegue la lettura: che comandò alla luce di scaturire dalle tenebre quello stesso rifugia nei nostri cuori perché il Vangelo non fosse velato per noi. Come lo è per coloro che periscono. Ne consegue che chi possiede simile celeste conoscenza data dalla fede, attenzione a questo punto, eh, è immune da ogni vana curiosità di ricerca. Infatti, Dio, comandandoci di credere, attenzione. Eh, non ci volle intenti a scrutare i divini giudizi, il loro piano, la loro causa, ma impose quella fede inalterabile che dà all'anima il riposo nella conoscenza della verità eterna. Vogliamo giudicare i divini giudizi? Questo lo fanno tutti gli esseri umani: il loro piano, la loro causa? Qualcuno è capace? Facciamo un consiglio degli. Degli acquisti, il libro di Giobbe, la requisitoria che poi fa Dio a tutti, Giobbe compreso, dice: Che ti metti tu a competere con me? Cosa vuoi capire di quello che faccio? La fede non è quella. Noi aderiamo alle verità di fede e lasciamo perdere di andare a giudicare i divini giudizi o andare a chiedere conto dei divini giudizi o il piano dell'altissimo. Non lo sappiamo. Non lo dobbiamo sapere e non lo dobbiamo andare a cercare cercando di sfondare la porta. Perché a Dio, altro grosso peccato, non si dice mai. Non si chiede perché a Dio. Perché Dio non è tenuto a dare a nessuno nessun perché. Siamo noi, sarà lui che ci chiederà molti perché. Noi noi dobbiamo rendere conto. Del perché a Dio, non lui a noi. Ora, se l'Apostolo proclama che Dio solo è veritiero mentre tutti gli uomini mentiscono, e se noi normalmente reputiamo segno di impudente arroganza non prestare credito a un uomo che fornito di saggezza e gravità ci comunichi qualcosa e pretendere che comprovi con ragione e testimoni il suo asserto, di quale la stoltezza? Non si renderà chi, ascoltando la parola di Dio, oserà chiedere le ragioni della salutare celeste dottrina. Perciò la fede deve bandire non solo ogni parvenza di dubbio, ma ogni velleità di dimostrazione. Dio non è tenuto a dimostrarci nulla, e noi non dobbiamo andare in cerca in materia di fede di dimostrazioni perché non ci sono, c'è stato, c'è ancora qualche essere umano che ogni tanto si mette in testa che deve andare a sfondare gli ambiti eh, di ciò che è intellegibile di per sé. Ma inintellegibile a noi, perché quello che fa Dio è sempre sommamente intelligente, sommamente sapiente, sommamente santo, ma noi non siamo in grado di, di percepirla questa cosa. Prima lettura di domenica scorsa. Altra dio incidenza: vicinanza temporale. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, quanto i cieli sovrastano la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Necessità dell'atto esterno di fede. Il parroco non mancherà inoltre, di insegnare a colui che dice io credo. Che oltre a esprimere così l'assenso intimo del proprio spirito in cui si compendia l'atto interno della fede, deve con la massima sollecitudine manifestare pubblicamente con esplicita professione di fede quanto porta chiuso nel cuore ora. Anche fedele. La fede non è un fatto interiore, noi la fede dobbiamo professarla, cioè dire il credo ad alta voce, quindi fare la professione di fede, non è altro che uno stimolo o anche un, un riprendere coscienza del fatto che noi la fede la dobbiamo professare in pubblico, senza paura. Altro che politicamente corretto, cioè chi non professa la fede senza mai vergognarsi di essa commette un peccato che si chiama il rispetto umano. O anche il rinnegare la fede, no? Non dobbiamo avere paura. Mai. La fede per noi è un vanto, non è la, una forma di... ma io insomma... Eh, ecco, come tu. E eh no, qua non la pensa nessuno come me, è meglio che faccio gli affari miei. No, no, però perché non la pensa nessuno come te? Ed ecco perché sono molto importanti eh, i segni esterni della fede. Perché la predica si può fare con le parole, quindi la professione si può fare con la parola, ma anche con i gesti, no? Non voglio dire sempre le stesse cose. Però riflettete, un sacerdote che sta con il santo abito talare, che cosa sta dicendo rispetto a un sacerdote che ha scelto di andare a vestire come un idraulico? Sono segni esterni. Ma capite, no? Che cosa dicono ordinatamente? Chi è il sacerdote secondo la testa dell'Altissimo? Lo sappiamo noi, perché conosciamo la teologia del sacramento dell'ordine. Il sacramento dell'ordine conforma l'ordinato a Cristo Capo e sommo sacerdote, vescovo. però Capo e sacerdote. Quindi è il rappresentante di Domini, Dio, di Nostro Signore Gesù Cristo. Sempre! È sacerdote, sempre. Questo non è, il sacerdote non è un lavoro. L'investitura sacerdotale viene sempre dall'alto. Perché viene dal vescovo, il quale a sua volta è stato investito da altri vescovi e, e, e come dire, eh, gli è stato attribuito eh, l'episcopato, quindi la, 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 la nomina dal Papa in persona. Quindi è tutto di origine divina. Se è tutto di origine divina, è chiaro che il sacerdote dovrebbe essere un uomo divino comportarsi come tale, ma anche apparire come tale. Capite? Quindi i segni esterni sono una professione di fede. Cioè, l'esterno per un cristiano, io su questo è un pallino perpetuo, cioè, un cristiano deve, deve interiorizzare il fatto che il suo esterno parla, è una professione di fede. Un prete è felicissimo di andare a vestire da, da prete, e anche se oggi c'è una tolleranza estrema, una volta lo sapete, che una volta un prete può togliere la talare nemmeno per giocare a pallone, si doveva legare la talare alla, alla, alla vita. Oggi immagino le ironie, i sorrisini che si possano fare dinanzi a una cosa del genere, no? Esagerazioni, sempre questa parola esagerazioni. E quando noi ci per, cominciamo a pensare, ma se faccio questa cosa che esteriormente si vede, però gli altri che pensano? Posso farla in questo contesto? e eh, no, no, non la fa nessuno allora supponiamo che un sacerdote che porta la veste talare sta in un presbiterio dove non la porta nessuno nessuno allora che fa? però se mi metto la veste talare me la metto soltanto io attiro l'attenzione eh, sono singolare questo è non si può fare perché i maestri di spirito dicono di fuggire la, la singolarità e, oppure motivazioni meno nobili prenderanno tutti quanti in giro perché ti prendono in giro quindi vabbè va non ci mettiamo niente non crea problemi non, 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 non facciamo non, non, non sforziamoci di apparire per forza come santi e, e poi tutto sommato è pure meglio così ci risparmiamo un po' di prese in giro va bene questo ragionamento figlioli miei cari ognuno poi però riapplichi alla propria vita e alle proprie scelte no? Ora, se l'Apostolo proclama che Dio solo è veritiero, mentre tutti gli uomini mentiscono, e se noi normalmente reputiamo segno di impudente arroganza, non prestare credito a un uomo che, fornito di saggezza e gravità, ci comunica qualcosa, pretendendo che comprovi con ragione e testimoni, il suo asserto, abbiamo detto prima, di quale di maniera di sarà il reo? Chi oserà chiedere ragioni? No? E poi l'obbligo di professare la fede. Nei fedeli deve alleggiare, proseguo la lettura del 14. Quello che lo spirito spingeva, quello spirito che spingeva il profeta, scusate, ad esclamare. Ho creduto, per questo ho parlato. Essi devono imitare gli apostoli che rispondevano alle autorità del popolo. Non possiamo tacere quanto abbiamo visto e udito. Memori della frase di San Paolo nella bella frase di San Paolo io non arrossisco del Vangelo che è la virtù di Dio per la salvezza di tutti i credenti e di quell'altra in cui è la diretta conferma della sentenza qui illustrata con il cuore crediamo per essere giustificati ma confessiamo con le labbra per essere salvati attenzione eh questo spettacoli San Paolo spettacolo Numero uno, non possiamo tacere quanto abbiamo visto udito. I martiri sono morti perché hanno professato la fede. Senza paura. Non hanno detto, beh, fammi sta zitto qua, perché se mo professo la fede, questi mi ammazzano. Quindi io me la tengo per me. E, e non arrivano le rogne, no? No? L'hanno professata ben sapendo che l'avrebbero ammazzati. Ora, può darsi che ci ammazzeranno. Ma noi la fede non, non possiamo non professarla per paura delle reazioni di chi ci sta vicino. Non possiamo. Per nessun motivo. Io non arrossisco del Vangelo, noi non ci vergogniamo del Vangelo. Eh. Si deve vergognare che il Vangelo non lo mette in pratica. Noi non, noi non, non arrossiamo del Vangelo. Ci gloriamo del Vangelo. Siamo fieri del Vangelo. Non c'è nessuna... Una coppia di ragazzotti che vive ancora la castità perfetta lo deve dire. Lo deve dire. Una famiglia che, per esempio, è aperta alla vita lo deve dire, certamente, oppure lo, lo pure dimostra perché se comincia a presentare in giro 4-5 figli, non c'è bisogno che lo dica. però, parble <ride> lo dica senza paura e poi crediamo con il cuore, vedete, per essere giustificati, cioè. La giustificazione viene dall'assenso interiore, il cuore, la sede della, della volontà nella Sacra Scrittura, alle verità rivelate. Ma la salvezza, questo, dice, questo ti giustifica, ma basta questo per giungere alla salvezza? Non basta. Occorre la confessione con le labbra. Tu lo devi dire che ci credi. Vediamo un po' se ce la facciamo. Eh, mica tanto, cominciamo il lungo paragrafo dedicato a... lungo paragrafo, sono diversi paragrafi, a credere in Dio. Quindi la conoscenza di Dio è il mezzo della fede. La prima, il primo termine esaminato è credere, io credo adesso in Dio. Già di qui c'è d'oro ad apprezzare la dignità e l'eccellenza della sapienza cristiana e con ciò il debito contratto verso la divina bontà, potendo noi rapidamente salire, quasi attraverso i gradini della fede, alla conoscenza della più nobile e desiderabile realtà. Qui appunto risiede una delle grandi differenze tra la filosofia cristiana e la sapienza di questo mondo. Mentre questa, guidata su, semplicemente dal lume di natura, Muovendo ad agio ad agio dagli effetti e da tutto ciò che è percepito dai sensi, riesce solo dopo diuturni sforzi a contemplare a malapena le realtà invisibili di Dio, a riconoscere e comprendere quale causa prima edore tutto creato, quella invece affina talmente la penetrazione dello spirito umano che esso può innalzarsi al cielo senza fatica. Illuminato dallo splendore divino, sorge, scorge dapprima l'eterna fonte stessa della luce. E poi quanto giace al di sotto di essa. Perciò a noi è dato di constatare con la più intensa redizia spirituale come veramente, secondo la parola del principe degli Apostoli, siamo chiamati dal fondo delle tenebre a una luce mirabile. E possiamo trasalire di ineffabile gioia nella nostra fede. Bellissima questa espressione. Questa è sempre Pietro: trasalire di gioia nella nostra fede. Siamo strafelici. Per il dono della fede che il Signore ci ha donato? A ragione dunque i fedeli proclamano anzitutto di credere in Dio, la maestà del quale con Geremia definiamo incomprensibile. Egli dimora, come dice l'Apostolo, in uno splendore inaccessibile che nessuno vide o può vedere. Parlando a Mosè, gli disse Dio stesso: Nessuno mi vedrà e sopravviverà. Infatti. Per arrivare a Dio, vertice del sublime, l'intelligenza nostra deve essere del tutto astratta dai sensi, il che non è concesso dalle facoltà naturali in questa vita. Ecco, se ne parla nell'altra di, di queste cose meravigliose, quindi credo in Dio, credere in Dio è già una roba meravigliosa, no? Quindi Dio, autore di tutto il creato, che ci trascende appartenendo ad un mondo che non è alla nostra portata, che non è visibile, ma verso cui occorre un atto di fede piena e assolutamente aderente. Bene, mi ci do uno sguardo all'orologio, è bene che ci fermiamo qui, perché poi si apre un paragrafo abbastanza importante e è meglio trattarlo in maniera un po' più approfondita nel prossimo incontro.